ma un pensiero la corrucciò per un momento. Prese la fogliolina secca e la mise fra le pagine. Posò il libro sul tavolino e perse i suoi occhi nel fuocherello. Si alzò, mise un altro ceppo sulle braci e prima ancora di sedersi sentì il crepitare della fiamma che lo avvolgeva. In fondo Alyosha aveva sempre amato la solitudine. Ripensava a numerosi momenti primaverili, alle altre volpi, agli animaletti che nel corso della sua vita aveva incontrato. Ricordava con eccessiva intensità alcune parole che le erano state dette. Che cosa avevano voluto dire? Altre volte pensava a parole che aveva detto lei stessa. In fondo, Alyosha era sempre stata troppo sensibile. Per esempio, una volta, quando lei era ancora piccolina e il suo pelo era ancora chiaro come il miele, aveva invitato degli amichetti a casa. Si era in quella notte dell'anno in cui si dice che gli spiriti dei morti possano camminare di nuovo sulla terra. Lei e i suoi amichetti giocavano a rincorrersi nella grande tana di suo padre. A un certo punto, coperta da un lenzuolo bianco con due fori al posto degli occhi, ululando in modo teatrale, una figura era apparsa da un cunicolo. I giovani già allora non conoscevano più la meraviglia. Ormai, per scoprirla, bisogna prima invecchiare molto e avere molte delusioni e non meno di due o tre grossi rimpianti. E allora lei, di fronte a quel fantasma bislacco, cosa aveva detto sentendosi osservata dai suoi amici? Aveva detto con voce forte: «Boje moi, ditemi che non è mia madre, vi prego!» Si vergognava molto di sua madre e di quella messa in scena. Ma quando la propria voce aveva rimbombato forte in tutte le stanze della tana, Alyosha si era vergognata di se stessa. No, a pensarci bene, allora non ci aveva badato. Ma nel corso degli anni a venire, spesso quell'eco l'aveva tormentata. La vecchia madre aveva riso di un riso triste, si era tolta il lenzuolo e scherzando era andata via, ma non le ridevano gli occhi. Ora la rivedeva nelle braci del camino, curva sotto il peso degli affanni e dei suoi troppi anni, allontanarsi fino a sfumare nell'oscurità. Adesso che avrebbe voluto inseguirla e abbracciarla, non era più tempo. Un'altra oscurità l'aveva presa e lei non aveva potuto dirle scusa e farle ridere gli occhi. Sì, Alyosha era sempre stata troppo sensibile e il passato le appariva come un firmamento di stelle tristi. Attimi cui non avrebbe voluto pensare, che pure tornavano a pungerla nelle lunghe notti dei suoi inverni, tra una pagina e l'altra. Mentre era nel letto o mentre cucinava i fagioli, ecco che si ricordava ad esempio di sua madre. Era come se non fosse morta una volta sola, ma mille piccole volte. Mentre i fagioli borbottavano sul fuoco, le veniva in mente che non li avrebbe più cucinati insieme a lei. Chiudendo la porta della tana per l'inverno, si accorgeva che non l'avrebbe più chiusa insieme a lei, che lei non avrebbe più fatto quel verso buffo che faceva ogni volta per il freddo, che suo padre, durante il letargo, non l'avrebbe più mandata a controllare se nevicasse ancora, e Alyosha non avrebbe più sentito la sua voce che rispondeva: «Nevica, nevica!» Dov'era finita la voce di sua madre? «Mi costruirò una solitudine», pensava Alyosha, «dove non penetrerà mai più il dolore. E se per questo non dovesse penetrare neanche la gioia, pazienza, non voglio vedere mai più nessuno». Ma proprio in quel momento udì chiaramente: «Toc toc!»